Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa mia lezione di pianoforte leggero. E allora dunque, il tritono vita, morte e miracoli. E spero con questa lezione di dire veramente tutto quello che c'è da dire su questo argomento, che peraltro ho già trattato tempo fa, ma non in maniera forse così compiuta. Allora, direi di non perdere tempo e andare alla tastiera, perché le cose da dire su questo oggetto misterioso sono tante. Andiamo subito alla tastiera. Allora, alla tastiera per dire innanzitutto che cos'è un tritono, partiamo logicamente da qui. Dunque, in musica sappiamo che relativamente al temperamento equabile abbiamo intervalli tra una nota e quella successiva che sono detti di semitono, tra il do e il re bemolle, tra re bemolle e il mi e così via. Tutte le nostre 12 note presenti sulla tastiera distano l'una con l'altra uno spazio che è detto semitono. Logico che le note che non sono immediatamente contigue, tipo do e re, avranno tra di esse una distanza di un tono, un intervallo di un tono. Bene, se noi procediamo e dal do, per esempio, procediamo e suoniamo un intervallo che dal do dista tre toni, andremo a suonare do e fa diesis. Eccolo qua. Un tono tra re mi, un tono tra mi e fa diesis. Ecco che andiamo a suonare do e fa diesis, proprio un tritono. Non peraltro la parola deriva proprio da qui, tre toni, tritono. Allora, questo intervallo, sappiamo che di intervalli in musica siamo nella condizione di trovarne parecchi, seconde, terze, quinte, quarte, eccetera. Questo intervallo si può vedere in due modi sostanzialmente. O come un intervallo di quarta aumentata, sappiamo che un intervallo di quarta è per esempio do fa, che è detto un intervallo di quarta giusta. Quindi questo do fa diesis possiamo, a buona ragione, chiamarlo quarta eccedente, quarta diesis. Analogamente, se noi facciamo riferimento ad un intervallo di quinta, in questo caso do sol, sempre un intervallo di quinta giusta, bene, questa nota che andremo a suonare a questo punto non la chiameremo più fa diesis ma sol bemolle e la considereremo un intervallo di quinta diminuita, di quinta abbassata, di quinta meno, di quinta bemolle. Ma capite bene che le note che io vado a suonare sono sempre quelle. Poi vedremo alla fine del video in quanti modi possiamo chiamare un medesimo tritono. Il tritono è un intervallo veramente molto singolare, molto particolare. Perché tra le altre cose, se noi prendiamo un do e un altro do posto un'ottava sopra, capiamo bene che scendendo salendo dal do più grave, scendendo da quello più acuto di sei semitoni, vale a dire di tre toni, andiamo a confluire proprio su questa nota. Questo perché? Perché il tritono, gli intervalli in un'ottava sono 12, il tritono equivale a 6 semitoni a livello di intervallo, quindi il tritono divide l'ottava in due parti. Infatti, se noi suoniamo un tritono e lo rivoltiamo, io suono do fa diesis, se lo chiamo così, lo rivolto e avrò sempre un tritono. Che anche in questo caso potrò chiamare e vederlo come una quarta aumentata, ma anche come una quinta bemolle, così come il primo. Io ho detto do fa diesis, ma potrei anche chiamarlo do sol bemolle. A questo tritono lo sapete senz'altro, legata un po' anche la storia in qualche modo della musica, perché anticamente veniva definito come diabolus in musica. Questo avveniva più o meno alla fine del Medioevo. Questo perché? Beh, la sonorità del tritono la sentite. Facciamo una cosa, suoniamo una quarta giusta. Sentite come il suono è fermo, è consonante, molto piacevole.
Altrettanto dicesi per un intervallo di quinte, giusta. Due intervalli molto consonanti, molto fermi, ma nel momento in cui noi andiamo a suonare quella notina lì che sta in mezzo tra il fa e il sol, subito ci rendiamo conto dell'asprezza di questa sonorità, di questo intervallo. È paragonabile quasi alla dissonanza che viene data origine da suonare una nota e quella immediatamente successiva, cioè suonare un intervallo in pratica di seconda minore. Se io suono do e do diesis avrò un'altrettanta dissonanza, ma anche il tritono non scherza. E dunque proprio questa asprezza, questa difficoltà anche e soprattutto allora di essere intonato, perché capite bene che do fa diesis non è così facile da percepire, quindi da cantare. E sappiamo bene come nel Medioevo la musica era in prima istanza musica in grande misura, musica sacra, musica cantata. Ragione per cui chi cantava non era, era messo in difficoltà dall'eseguire questo intervallo. E quindi ecco che per questo motivo venne appunto chiamato diavolo in musica. Più avanti l'accezione rimase, ma il significato cambiò un po', perché voi capite bene che suonato così il tritono dà senz'altro, come detto, una sensazione di piuttosto sgradevole. Ora io, sì, è inquadrato la tastiera, suonerò le stesse note, magari con l'ausilio del pedale che rende tutto più ridondante, e vado a suonare, magari in modo abbastanza energico, vigoroso, le stesse note, fa diesis e do, magari le suono in questo caso a partire dalla nota più acuta. Sentite. Immediatamente si crea un'atmosfera di tensione, di paura, di agitazione, e quindi il tritono venne usato più avanti, seguitò ad essere usato, perché anche nella musica medievale non è che mancassero i tritoni. Venne usata però appunto con un'accezione più legata alla sensazione che dava questo tritono. Ci furono compositori che ne fecero grande, largo uso, tipo Liszt, quando volevano appunto che nei loro brani ci fosse un momento di tensione, di paura, per cercare di creare un certo pathos. Detto ciò, diciamo anche che il tritono, così bistrattato da essere chiamato diavolo, nella realtà delle cose è un elemento fondamentale in musica. A mio modesto modo di vedere, l'elemento maggiormente fondamentale in musica. Questo perché sappiamo che un brano musicale, una canzone, ma qualsiasi tipo di composizione, è una alternanza, un susseguirsi di armonie. Sappiamo anche che questa continua progressione e successione di accordi riceve una spinta non indifferente nel momento in cui noi suoniamo un accordo di settima. Io suono un do settima. Immediatamente mi viene da suonare un accordo che è detto appunto di risoluzione. Questo è uno dei principali motivo per cui l'accordo di settima è così importante, perché ci si aspetta appunto un accordo a seguire, e quindi è un accordo che crea inevitabilmente intanto una tensione, ma soprattutto una risoluzione. Quindi dopo di un accordo di settima ci deve essere un accordo risolutivo, e quindi ecco che gli accordi si susseguono grazie anche agli accordi di settima. Ma questi accordi di settima sono tali, e quindi creano questa tensione armonica, proprio perché all'interno di essi abbiamo la presenza del tritono. Io suono, lo rifaccio, un do settima,
e all'interno di questo mio accordo suonato con o senza la quinta, cioè in questo caso il Sol, c'è proprio la presenza, eccolo qua, del nostro tritono, in questo caso Si bemolle e Do. Torniamo al nostro Do e Fa diesis, che magari è più semplice da vedere. Suonato così, come dicevo, è da una sensazione molto, molto aspra, molto instabile. Però appunto il tritono è sufficiente che noi lo integriamo, lo vestiamo, per esempio, con un La, che è la quinta di un Re che vado a mettere al basso, ed ecco che io ottengo un Re settima, che certamente seguita a contenere il tritono, è inevitabile, ma l'asprezza di questo intervallo è mitigata dalla presenza delle altre note e conferisce al mio accordo di settima questa tensione appunto armonica che mi vedrà risolvere in Sol. In questo caso vediamo bene che il mio tritono Do Fa diesis va a aprirsi, per così dire. Vedete che il Do scende sul Si, il Fa diesis sale sul Sol. Ok? Quindi abbiamo questo tipo di risoluzione. Il tritono che si apre. Se io suono Fa diesis Do, quindi vado a suonare un rivolto del mio tritono. Adesso qui il La lo suonerò in mezzo alle due note, ma come dicevo possiamo anche fare meno della quinta. Risolverò comunque in Sol. Diremo in questo caso che il tritono va a chiudersi. Il Fa diesis in questo caso seguita a salire sul Sol, il Do seguita a scendere sul Si, ma messi in questa posizione Fa diesis e Do si chiudono su Sol e Si. Sentite proprio il movimento, l'asprezza del tritono è invece la morbidezza, il rilassamento dato dall'accordo. È sufficiente che suoni fondamentale terza del mio accordo di Sol, Sol e Si. Ma ho subito chiaro come l'acidità del mio tritono scompare, va proprio a riposarsi, a risolversi sul mio Sol. Quindi capite bene l'importanza del tritono. Il tritono dà origine all'accordo di settima che crea tensione armonica, quindi una successione di accordi, quindi l'armonia di un brano. Quindi va bene la definizione di diavolo in musica per le ragioni che abbiamo detto, ma nella realtà delle cose il tritono assume un'importanza straordinaria in musica. Allora, il tritono non lo troviamo solamente negli accordi di settima, benché ne sia appunto l'anima, perché nel momento in cui io suono per esempio un accordo diminuito, continuo ad avere la presenza del mio tritono. Anzi, suoniamo un Do diminuito che mi vede suonare queste note, ma unitamente a queste altre. Questo in realtà lo dovremmo chiamare un Do settima diminuito. Qui addirittura la presenza è doppia, la presenza del tritono è doppia, perché abbiamo il tritono Do Fa diesis, ma anche il tritono Mi bemolle La. Per essere corretti e non ragionare in modo enarmonico, queste note dovremmo chiamarle Do, Sol bemolle, Mi bemolle e Si doppio bemolle. Però sappiamo che quando ci sono di mezzo gli accordi diminuiti si usano espressioni anche enarmoniche, vanno benissimo, ci si capisce. Questo accordo quindi è doppiamente aspro, doppiamente acido, doppiamente instabile l'accordo diminuito, è perché appunto vede la presenza contemporanea di due tritoni. È chiaro che poi abbiamo un intervallo Do Mi bemolle, che è un intervallo di terza minore, e abbiamo un intervallo Do La, che è un intervallo di sesta maggiore, e Fa diesis La, che è un intervallo ancora di terza minore. Quindi non,
non c'è solo la sonorità data dei tritoni in questo accordo, ma sicuramente, vedete, se io li suono in modo alternato, non mi viene in mente qualcosa, lo dico sempre, lo faccio sempre ai miei allievi questo esempio, a me viene in mente immediatamente il suono di un'ambulanza. Alcuni mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine sono dotate di sirene che propongono proprio l'alternanza di questi due tritoni all'interno di un accordo diminuito. Perché? Perché la loro asprezza, la loro acidità, la tensione che in qualche modo creano, come dire, sviluppa l'attenzione di chi sta ascoltando questa sirena o il sopraggiungere di un'automobile al cui interno sta suonando questa sirena. Ecco qua. Bene, sappiamo anche che l'accordo diminuito è un accordo semidiminuito. Io suono un Do semidiminuito al quale abbiamo abbassato la settima. Quindi è evidente che anche nell'accordo semidiminuito abbiamo la presenza di un tritono. Questa volta è uno solo. È sempre il nostro Do fa diesis. Se prendiamo come esempio il Do, quindi è chiaro che tutti, vedete, tutti gli accordi che contengono il tritono, gioco forza, sono instabili di loro. Si presuppone che dopo questo accordo si sente, si percepisce l'atmosfera che questi accordi creano, per cui dopo di essi noi andremo a suonare sicuramente un altro accordo. Vale a dire, difficile, per non dire impossibile, che un brano chiuda con un accordo semidiminuito o diminuito. Anche con la settima, anche se sappiamo bene che alcuni brani, soprattutto rock, rock and roll, chiudono anche con la settima. Però la funzione principale dell'accordo di settima non è quella di chiudere un brano, è quella, appunto, come già detto, di creare una tensione armonica e quindi la necessità di un accordo di risoluzione. È evidente che se parliamo di accordi di settima, io adesso suono un Sol settima. Il tritono sarà il mio Fa e Si. E quindi il mio tritono si aprirà risolvendo su Mi e Do. Terza e fondamentale dell'accordo di risoluzione di Do. Sappiamo che l'accordo di settima possiamo implementarlo con tantissime tensioni, oserei dire quasi tutte, fatto eccezione per la settima maggiore, perché stride sia con la settima sia con la fondamentale. Quindi un accordo di settima, nel momento in cui aggiungo la quinta, aggiungo anche la nona bemolle, sappiamo che in questo caso vado a creare con la mano destra un accordo diminuito, quindi i tritoni saranno due. Ma se io volessi suonare, per esempio, comunque proporre una risoluzione propedeutica al mio accordo, io potrei andare a suonare questo. Quindi un accordo che contiene anche qui due tritoni. Prendiamo per esempio un accordo che sapete che io, per il quale io impazzisco, che è l'accordo di tredicesima, undicesima eccedente, e vale a dire. Questo accordo che mi vede suonare è un upper stacto, quindi mi vede suonare un Si bemolle settima con la sinistra, una triade di Do con la destra. Eccolo qua. Accordo che poi ha la propensione ad andare a chiudere un tono sopra, diciamo così, non come ci si aspetterebbe, che può anche avvenire sul quarto grado della scala, risoluzione classica di un accordo di settima. Questo accordo è un po' particolare perché è talmente tensivo che poi ci riporta su quello che potrebbe essere il centro tonale, vale a dire io sono in Do, sentite come suona bene? Bene, questo accordo, dicevo, Si bemolle in questo caso, è tredicesima, undicesima eccedente, quindi significa che abbiamo anche la presenza della nona,
abbiamo logicamente la presenza della settima minore, in questo caso, come in tutti gli accordi di settima, che è un La bemolle. Mettiamo anche la terza. Chiaro che qui si sviluppano altri due tritoni. Uno è questo, dato dalla settima e dalla terza, logicamente. Ma abbiamo anche il tritono relativo a Mi e Si bemolle, o meglio, Si bemolle Mi. Le altre note non vanno a creare nessun altro tritono. Sono il Do e il Sol. Il Do farebbe tritono con il Fa diesis, il Sol con il Do diesis, che non abbiamo in questa specifica armonia. Quindi i tritoni possiamo trovarli anche più di uno in un accordo, più di un tritono è possibile che noi li troviamo in accordi, appunto in questo caso sono delle settime piuttosto alterate, chiaramente, piene, ricche di tensioni. Bene, un altro argomento, come dire, strettamente legato al tritono, è quello della sua sostituzione. I tritoni, in buona sostanza, abbiamo capito che sono la settima e la terza di un accordo, appunto, di settima di dominante. Ecco qui il mio Do settima, Si bemolle è la settima, Mi è la terza di Do. Ecco qui la risoluzione. Vediamo la cosa in Sol, che magari è più semplice. Suoniamo un Sol settima. Vedete che mi è sufficiente nemmeno dover ricorrere alla quinta e al Re per dare l'idea dell'accordo di settima. Sol, Si e Fa. Ecco qui il mio tritono, che va a chiudersi logicamente sul Do. Ora, nel mio accordo di Sol settima, il Si è la terza, il Fa è la settima. Ma abbiamo detto che se noi rivoltiamo un tritono, diamo origine ad un altro tritono. E vedete come in questo caso, ma la cosa si ripropone per altri tritoni, sembrerebbe che queste due note siano più distanti di queste. Fisicamente lo sono, ma non a livello armonico. Sono sempre sei semitoni di distanza. Dicevo che se io inverto il tritono, ma anche se lo lascio così, per carità, e vado a suonare Fa e Si, questo Fa, che era la settima di Sol, può tranquillamente essere visto come la terza di Re bemolle. E il Si, che chiameremo Do bemolle, per correttezza armonica, la settima. Il mio Re bemolle mi porterà, sua natura, a risolvere sul Sol bemolle. Ok? Ma proprio perché questi due accordi, Re bemolle settima e Sol settima, hanno in comune queste due note, questo tritono, ecco che nelle progressioni, e non necessariamente nelle progressioni secondo, quinto, primo, anche se adesso l'esempio lo faremo su questa progressione, sono sostituibili. Vale a dire, io suono un classico Re minore settima, Sol settima, chiusura in Do major 7. Ok? Bene. Se io in luogo del Sol mantengo il mio tritono, o meglio, no, devo andare avanti perché adesso sono sull'accordo propedeutico al mio movimento 5-1, che è quello che mi interessa. Re minore settima, vado sul Sol settima, dove ho la presenza appunto del tritono, qui sì, e vado in luogo di un basso di Sol a mettere un basso di Re bemolle, senza per questo cambiare il mio tritono. Io seguito a suonare Si e Fa, in questo caso Do bemolle e Fa. Io vado cioè a sostituire il Sol con
un re bemolle. E sappiamo bene che tra sol e re bemolle c'è una distanza di un tritono. Quindi questi accordi e distano a livello di fondamentale tra di loro un tritono e hanno il medesimo tritono in comune. Chiaro che su sol settima il si e il fa saranno terza e settima, in re bemolle saranno settima e terza. Il loro ruolo viene ad invertirsi. Questa è la sostituzione di tritono, quindi che mi vedrà suonare quindi questi accordi: re minore settima, re bemolle settima, do major 7. Qual è il vantaggio di questa sostituzione di tritono? Beh, intanto una piacevolezza, no, dell'andamento, dell'armonia. Sentite come è, perdona, partiamo da re minore ancora. Adesso vi ho suonato anche il sol. Chiaro che io posso anche inserire la quinta nel mio re bemolle. Ma sentite se invece della quinta io inserisco la quinta bemolle. La quinta di re bemolle è la bemolle. Quindi la quinta diminuita è un sol. Sentite come è ancora più ricco questo movimento. Io in pratica che cosa sono andato a fare? Ho sostituito il basso, non ho più suonato un sol, ma ho suonato un si bemolle, una re bemolle, ho mantenuto il tritono si fa, che ripeto chiameremo do e bemolle e fa, e sono andato ad aggiungere questo sol. Il sol che cos'è? È la fondamentale dell'accordo che sono andato a sostituire in buona sostanza, e ho reso questo mio re bemolle una re bemolle settima, con la quinta appunto diminuita. Questa è ancora più piacevole perché io vado a inserire una nota, il sol, che poi appartiene all'accordo di risoluzione, che è proprio il mio do major 7. Oltretutto questa progressione secondo quinto primo con l'utilizzo della sostituzione di tritono mi vedrà suonare un basso che scende cromaticamente, invece che agire per salti di quarta re sol do, io vado a suonare re re bemolle do, e la cosa funziona. Ripeto, non è necessario, non l'ha ordinato il dottore l'inserimento della quinta bemolle. La cosa funziona benissimo anche se io suono un semplice re bemolle, settima chiaramente. Anzi, per la maggior parte dei casi, questo che viene chiamato anche substitution 5, sub 5, dagli anglosassoni, sta in piedi, ripeto, anche senza l'inserimento della quinta bemolle, che però rende l'accordo ancora più interessante in mio modo di vedere. Proprio perché il sol appartiene anche all'accordo di do major 7. Bene, viene da chiedersi senz'altro una cosa: ma quanti sono questi tritoni? Poi alla fine, cioè quanti sotto quante forme si può manifestare il tritono in musica? Beh, verrebbe da dire immediatamente se le note sono 12 e il tritono suddivide l'ottava in due parti uguali, saranno 6 i tritoni, la metà di 12, ma andiamo a verificarlo. Allora, partiamo sempre da do e fa diesis, saliamo di un semitono, quindi il do diventerà un do diesis, il fa diesis un sol. Ecco un altro tritono. Saliamo ancora di un semitono, il do diesis diventerà re, il sol diventerà sol diesis. Ancora, mi bemolle e la. Ancora, mi si bemolle. Saliamo ancora.
fa e si. Se saliamo ancora, ritorniamo al punto di partenza. Suoniamo, vale a dire, fa diesis e do, che è il rivolto di do e fa diesis. Quindi capite bene che 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sono le possibili sonorità che la nostra tastiera, ma non solo in musica, siamo nella condizione di trovare. 6 tritoni. Ora, questo a livello pratico. Adesso qui segue un'ultima parte di questa lezione, è dedicata a, come dire, ai malati di armonia, quale sono io, per cui se la cosa non pensate che vi possa interessare, perché si va molto nello specifico e anche un po' nel virtuale, potete chiudere, perché del tritono ho detto credo quello che c'era da dire. Invece in quest'ultima parte vorrei soffermarmi proprio su questo aspetto. Abbiamo detto che i tritoni sono 6, sì, nella realtà, ma a livello teorico e non solo teorico, quanti sono? Pensate che sono 21 i tritoni possibili, cioè 21 modi, intendiamoci bene, per chiamare questi 6 diversi tritoni. Adesso vi faccio comparire in sovraimpressione un 6 praticamente, 6 figure, 6 rappresentazioni grafiche di quello che possono essere i tritoni. Partiamo proprio da do e fa diesis. Do e fa diesis, abbiamo detto, dà origine a un re settima. Ok, ma sappiamo bene che, e lo possiamo intendere come una sostituzione, noi possiamo anche vedere questo do e fa diesis come un per quanto riguarda il re settima, il do è la settima, il fa diesis è la terza. Se io metto un la bemolle al basso, ecco che questo do è la terza di la bemolle, questo fa diesis, smetto di chiamarlo fa diesis, lo devo chiamare sol bemolle e diventa la settima di un la bemolle, che infatti va a risolvere dove deve risolvere, sul quarto grado della sua scala, quindi in re bemolle. Ma ancora, se io chiamo questa nota si diesis, e questa nota certamente continuo a chiamarla fa diesis, ecco che io sarò in presenza, nella pratica ancora, dell'accordo di prima, ma che non chiamerò più sol la bemolle, ma sol diesis. Se io chiamo questa nota, questa terza, si diesis, e questa nota fa diesis, appunto, sarò in presenza dell'accordo di prima, ma che sarò costretto, tra virgolette, a chiamare sol diesis settima. Chiaro che la sua risoluzione non sarà più un re bemolle settima, ma un do diesis, un re bemolle major 7. Non un re bemolle major 7, lo risuono, ma un do diesis major 7. Ok, andiamo avanti, passiamo al tritono successivo, che è do diesis sol. Tritono è contenuto nell'accordo di la settima, che mi vede risolvere in re. Terza e settima del mio la, questo do diesis sol. Ma di quale accordo questa nota è la settima? E questa è la terza, di un mi bemolle. Lo chiamerò infatti re bemolle e sol. Ecco qui il mio mi bemolle settima, che risolve in la bemolle. Allora, se io queste note le vado invece a chiamare do diesis, e questa nota non la chiamo più sol, ma fa doppio diesis, sono in presenza di un accordo che a livello sonoro, acustico, è identico a quello di prima, ma che io chiamerò a re diesis settima, che mi vedrà risolvere in sol diesis.
Quindi vedete quanti modi di chiamare lo stesso tritono. Torniamo qua. Capite bene che se io chiamo questa fondamentale re diesis, questo è un do diesis sicuramente, è la settima. Questa nota non la posso chiamare sol, perché se io suono una scala di re diesis che peraltro non esiste, allora re diesis, mi diesis, e questa nota è proprio un fa doppio diesis. Voi direte, ma io quando mi posso imbattere in un re diesis settima, visto che non esiste la scala? Beh, in più di una situazione. Per esempio, io sono in un cinto tonale di do diesis, ho fatto un movimento secondo, quinto, primo in do diesis, dove il mio secondo grado è un accordo maggiore, settima, che mi porta sul sol diesis, quinta è del mio do diesis, accordo di appodo. Vedete addirittura che se io uso le famose dita forchetta, io realizzo le mie tre armonie, praticamente quasi non muovendo la mano destra. Ora, situazione numero 3, il tritono re sol diesis, contenuto nell'accordo, sappiamo, di mi settima. Il re è la settima, il sol diesis è la terza di mi. Risoluzione in la. Pardon. Bene. In un si bemolle settima io suonerò lo stesso tritono, dandolo alle mie due note nomi diversi. Un si bemolle settima mi vedrà suonare queste note: si bemolle al basso, il re che è la terza, e questo sol diesis che diventa un la bemolle. Ok, la risoluzione è in mi bemolle. Ma se andiamo avanti e in maniera un pochino più, come dire, criptica e astrusa, questo tritono re sol diesis noi lo possiamo vedere anche come questa nota un do doppio diesis, e questo rimane un sol diesis. Possiamo usare questa accezione quando siamo in presenza di un accordo, come prima, che non sarà più un si bemolle ma un la diesis settima, ed essendo un la diesis questa nota io non la chiamerò re, dovrò chiamarla necessariamente do doppio diesis. La risoluzione non sarà in mi bemolle ma in re diesis. Ecco qua, quarto modo, in questa situazione, in questa terza situazione, abbiamo anche la possibilità di chiamare il mio re mi doppio bemolle e il sol diesis la bemolle. Siamo in presenza di un accordo, è logico che a livello di sonorità sono due le possibilità, ma a livello di scrittura e anche di come dire, nomenclatura armonica, questo è un accordo, questo che vado a suonare adesso, che andrò a chiamare in modo diverso dai precedenti, esiste, nel senso che se io questo basso di mi lo considero un basso di fa bemolle, questa nota non la potrò più chiamare re, bensì mi doppio bemolle, questa nota un la bemolle. Chiaro che la risoluzione è sempre quella, ma anche l'accordo di appodo non lo potrò chiamare la, ma la, ben si doppio bemolle. Anche qui può venire da domandarsi, va bene, ma quando è che io mi imbatto in un fa doppio bemolle? Beh, è una cosa, voglio dire, è una eventualità abbastanza remota, ma se io sto suonando un blues in do bemolle, vorrei vedere chi suona un blues in do bemolle, però nella teoria la cosa può succedere.
sapete che un blues gioca essenzialmente sul primo e sul quarto grado, entrambi accordi di settima. Bene, se io questo centotonale lo vedo come un do bemolle, in realtà è un si, lo sappiamo, in questo caso l'alternanza sarebbe si e mi. Ma se io lo vedo come un do bemolle, bene, lo alterno con un fa bemolle settima. Sono situazioni, come dire, della malavita, mi rendo perfettamente conto, ma questo è. Fa bemolle, abbiamo detto, quarta situazione, quarto tritono. Il tritono mi bemolle la. Ho davanti un foglietto anch'io, che sono le stesse cose che state vedendo voi, perché è un bel casino, cioè, tenersi a mente tutta questa roba e soprattutto dire delle cose, come dire, congrue e che abbiano un significato. Allora, mi bemolle la. Mi bemolle la è il tritono caratteristico dell'accordo di fa settima. Il mi bemolle la settima, il la e la terza, dove mi porta un fa settima. Ecco che il tritono in questo caso, così come l'ho preso, si apre e vado a suonare un accordo di si bemolle o si bemolle anche major 7. Chiaro che nel momento in cui la mia chiusura è su un accordo major 7, è una delle due note del mio tritono, in questo caso la terza rimane lì dov'è, perché sarà la settima maggiore del mio si bemolle, accordo di risoluzione, accordo di arrivo. Ma questo mi bemolle e la io lo posso vedere come un re diesis la, con basso di si io realizzo un si settima. Questa me viene abbastanza spontaneo di questa storia delle dita forchetta, è una droga e quando la imparate bene, quindi mi viene da raddoppiare il la. No, è sufficiente suonare re diesis la per accorgersi che stiamo suonando, accorgerci che stiamo suonando un si settima che ci porterà al mi quarto grado della scala di si. Ben intesi, sappiamo che gli accordi di settima io li sto risolvendo tutti in maggiore, ma possono chiudersi anche tranquillamente in minore. Si settima, mi minore. Così come prima ho suonato un fa settima e posso chiudere in si bemolle minore. Bene, questo mi bemolle posso intenderlo ancora come tale, e questo la intenderlo come un si doppio bemolle. Saremo in presenza di un accordo che ha la stessa sonorità del precedente, ma che chiameremo do bemolle settima. Chiaro che l'accordo di arrivo non lo chiamerò più mi major 7 o mi minore, ma fa bemolle. Bene, questo è un fa bemolle major 7. Anzi, in questo caso major 9, perché gli ho picchiato lì anche la nona. Quarta ipotesi è che noi si chiami questa nota re diesis e quest'altra è sol doppio diesis. Saremo in presenza di un accordo che suonerà come il fa, ma che chiameremo mi diesis settima. E anche qui l'accordo di risoluzione non sarà più un si bemolle, ma un la diesis. Bene, allora quinta situazione, mi e si bemolle. Stiamo continuando a salire con i nostri tritoni. Siamo al penultimo. Mi si bemolle è il tritono classico di do settima, preso così, con la terza quale nota più grave e la settima che canta, settima minore, ricordiamoci. Il tritono si chiude e io vado a realizzare un accordo di fa maggiore ma anche minore. Ok, il mio mi si bemolle, nel momento in cui io vado a chiamare questo si bemolle la diesis, è chiaro che con un basso di fa diesis vado a realizzare
un accordo di fa diesis settima, dove andrò a risolvere in si. In questo caso il tritono si apre. Ma anche si minore, perché no? Adesso queste note io le vado a chiamare fa bemolle e si bemolle. Sarò in presenza di un sol bemolle settima. Ecco qua. Sol bemolle, fa bemolle, si bemolle. È l'accordo di prima, ripeto, ma con dei nomi attribuiti alle note completamente diversi. La mia risoluzione quindi non sarà in si, ma in do bemolle. Quarta ipotesi è che io chiami questa nota re doppio diesis e questa altra nota la diesis. Sarò in presenza di un si diesis settima, che sappiamo altro non è che un do settima. E quindi la risoluzione sarà su quest'altro accordo, che non chiamerò fa, ma chiamerò mi diesis. Anche qui potrebbe venire da dire, ma dov'è che io trovo un si diesis settima? Sì, nella realtà è dura trovarla, ma se io suono questa canzone qua, anzi la faccio in do prima. Salgo in alto e parto, guido verso te, al telefono mi hai detto sì, d'accordo alle tre, dal timbro della voce non sembravi tu, quel tono che mi piace no, non c'era più, neanche un minuto di onore, eccetera eccetera. Sto suonando un pezzo di Battisti, nel quale abbiamo una sequenza armonica data dal primo grado e dal secondo. Ma poi a un certo punto ecco che compare questo si settima, siamo in do. Quindi il settimo grado è una dominante secondaria. E quindi se io penso di suonare questo brano in do diesis, salgo in alto e parto, a un certo punto atterro su questo accordo che, visto così, sembra un do settima, ma essendo il settimo grado di do diesis non può essere un do naturale, io lo devo chiamare si diesis settima. Eccetera eccetera. Bene, andiamo all'ultimo trio, l'ultimo terzetto di tritoni, fa e si. Allora, fa e si è il tritono di sol settima, risoluzione in do major 7 o do minore o anche do, molto semplicemente triade. Vedete che se lo suono qui, lo rivolto, il tritono si chiude, se lo suono qua, il tritono si apre. Ma come visto nella sostituzione di tritono, questo fa potrebbe essere non la settima, ma la terza di un accordo, e questa è la sua settima. L'accordo in questione è un re bemolle settima, con la risoluzione in sol bemolle. Ma, e questo è veramente l'ultimo modo per chiamare i tritoni, questo tritono in particolare, questa nota fa io potrei interpretarla anche come un mi diesis, il si rimane tale, e quindi sarei in presenza di un accordo assolutamente trovabile in musica, vale a dire un do diesis settima. Questa nota la devo chiamare mi diesis perché è la terza di un do diesis, questa è la settima di un do diesis, quindi un si, e la mia risoluzione sarà sempre lì dove è andato a risolvere re bemolle, ma questo accordo di risoluzione lo chiamerò fa diesis, do diesis settima, fa diesis major 7, fa diesis minore. Bene, avete visto quanti modi per chiamare i tritoni, come ripeto, sono poi nella realtà delle cose solamente 6, ma abbiamo ben 21 modi, alcuni un po' bizzarri, difficilmente riscontrabili in musica, ma che esistono, che nella teoria quantomeno esistono.
Bene, amici carissimi, credo di aver detto tutto del tritono. Non mi viene in mente nient'altro. Mi dovesse venire in mente, farò un video ancora il tritono, vita, morte, miracoli, resurrezione e nuova morte del medesimo. Scherzi a parte, mi giro per salutarvi, per darvi l'appuntamento senz'altro a venerdì per il tutorial, in parte con l'Erminia, in parte no, vedrete, è una sorpresa. Bene, grazie per essere stati con me. A presto con il Tino Carogati.